Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Mi sento come se fossi stato picchiato. Mamma mia, che delusione tutto, che tristezza tutto, che brutta, brutta, brutta situazione, però vabbè. Bisogna parlare di altro, bisogna parlare di calciomercato, adesso ci arriviamo. Hola hermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette. Perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. E benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calciomercato, parliamo di voci di mercato e parliamo in particolare di Lazar Samardžić. Parliamo sempre un poco di tutto, però principalmente di Lazar Samardžić, perché pare che ormai siamo agli sgoccioli della trattativa. Lo annuncia Matteo Moretto, che sappiamo lavorare a stretto contatto con Fabrizio Romano. In questo momento, secondo me, lui, insieme a Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio, sono in assoluto i più affidabili per quanto riguarda il calciomercato in generale, in particolare il calciomercato italiano. Matteo Moretto dice che praticamente siamo ai dettagli finali. È vero che quando si tratta di dettagli con Napoli e in particolare anche con Samardžić, col padre di Samardžić, perché l'abbiamo visto con l'Inter, può succedere qualsiasi cosa, però sembra essere veramente sembra essere arrivata la fumata bianca. L'ha detto anche Orazio Accomando, tra l'altro di Dazon, molto molto affidabile sul calciomercato. Tra l'altro fu lui il primo a raccontare delle perplessità sulla trattativa per Samardžić all'Inter, quando tutti lo attaccarono e lui parlava di problemi burocratici, di qualche cosa che non tornava, che poi effettivamente è stata su questo ha avuto perfettamente ragione. E niente, a quanto pare la trattativa la stanno portando avanti in prima persona Aurelio De Laurentiis e Pozzo. E il giocatore ha detto sì alle condizioni del Napoli, c'è l'accordo economico. A quanto pare le cose da sistemare sono principalmente col papà di Samardžić. C'erano dei dettagli da limare anche tra le società, e si sta andando verso la fumata bianca finalmente. Ed è una cosa che in un certo senso mi gasa, perché Lazar Samardžić ha tanto coraggio, ha tanto tanto coraggio a venire in una situazione non facile. Cioè, cercato dalla Juve, cercato dall'Inter, rispettivamente seconda e prima del campionato italiano, viene nel Titanic che sta affondando. Diciamo, mi viene da pensare: uomini forti, destini forti, caro Lazar. Già come scelta mi gasa tantissimo. Giocatore forte, giocatore con un potenziale elevatissimo, veramente potenzialmente Samardžić può essere, non voglio dire top mondiali, però diciamo ha quelle caratteristiche, ha quelle qualità. È un calciatore a cui non manca niente, è un calciatore che è vero che vive di fiammate. Se riuscisse a diventare veramente continuo nei 90 minuti, diverrebbe veramente forte, forte, forte il calciatore serbo. Attualmente all'Udinese, 0 minuti disputati contro la Lazio, che pure potrebbe essere un bell'indizio di mercato. La giornata di oggi dovrebbe essere, per voi oggi, in realtà anche per me oggi, perché è mezzanotte 57, dovrebbe essere decisiva per la buona riuscita dell'affare. Io spero che il Napoli si muova, perché il Napoli si deve muovere sul mercato, ma non solo con Samardžić, non solo con Mazzocchi, che tra l'altro poverino, veramente mi dispiace tantissimo per lui, è entrato tutto carico, veramente, come ha detto il telecronista, voleva letteralmente spaccare il mondo, e oltre al mondo stava per spaccare pure il ginocchio del povero, chi era? Lazzaro? Adesso non mi ricordo. Ci vuole almeno un altro centrocampista. Si parla di Soumaré, sarebbe secondo me tanta tanta roba. Ci vuole almeno un difensore e ci vuole il vice Kvaratskhelia. Cioè, Napoli ha bisogno innanzitutto di ritrovarsi. Napoli ha bisogno di ritrovare un po' di entusiasmo. Napoli ha bisogno di ritrovare se stesso. Napoli ha bisogno di ritrovare un'identità. Napoli ha bisogno di ripartire da un progetto tecnico. E secondo me un progetto tecnico non può esistere se tu non tieni un direttore sportivo con delle idee chiare. Poi chiaramente bisognerebbe anche averle in società. La base deve sempre essere la società. È una cosa su cui ho quasi,
del tutto, cioè mi sono quasi del tutto rassegnato, però tu con un direttore sportivo di livello vai molto 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 molto, molto lontano. Guardate la differenza, con tutto che a me Allegri fa schifo, però guardate la differenza di resa della Juventus di quest'anno, di quest'anno con Cristiano Giuntoli, rispetto a quella con gli anni, negli anni scorsi. La differenza è abissale. Quando c'hai gente importante in dirigenza, gente di campo, gente che sa stare su certi palcoscenici. Io non chiedo neanche il direttore dell'area tecnica alla Beppe Marotta, perché veramente sarebbe chiedere troppo. Ma un direttore sportivo di campo che faccia da tramite tra squadra e società, tra spogliatoio e società, che possa aiutare l'allenatore, che possa aiutare a gettare le basi per un progetto tecnico che, ripeto, in questo momento non esiste. Magari un Massara, mamma mia, un Petrachi, cioè veramente mi penso a questi nomi con la bava alla bocca. Il mio sogno è sempre stato Sabatini, che veramente viene Sabatini, cioè dove, o qualsiasi cosa dovesse toccare quell'uomo, cioè qualsiasi cosa lui tocca diventa oro fisso, ma veramente ogni singola volta. Quindi io veramente mi auguro con tutto me stesso che si riparte innanzitutto da un direttore sportivo serio. Cioè ancora penso al fatto che il Napoli voleva ripartire senza un direttore sportivo, che si volesse dare questo incarico addirittura al compagno di Valentina De Laurentiis. Veramente arriviamo a situazioni indegne, ragazzi, situazioni veramente al limite dell'indegno. Samardžić dovrebbe essere invece un'operazione che si aggira sui costi della cifra incassata per Elif Elmas, quindi intorno ai 25 milioni, qualcosina in più, qualcosina in meno con i bonus, bisogna vedere. È sicuramente un ottimo colpo, dovrebbe percepire intorno ai 2 milioni e qualcosa, mi immagino, forse anche qualcosa in più. Per lui sicuramente un upgrade, non so se dal punto di vista tecnico e di proposta calcistica in questo momento, perché il livello di proposta calcistica il Napoli non è che sia tra le top, però il Napoli prende un giocatore importantissimo con Lazar Samardžić, prende un calciatore che secondo me, più che andare a sostituire un'eventuale partenza di Zielinski o Elmas, sarebbe un sostituto con un anno e mezzo di ritardo di Fabian Ruiz, perché andrebbe ad occupare nella famosa scatola della partita, a riempire nella famosa scatola della partita di cui parla sempre Luciano Spalletti. Andrebbe a mettere quelle caratteristiche che al Napoli mancano, ovvero quella del tiro da fuori, quella della giocata improvvisa che ti risolve la partita. Dicevamo il fatto di vivere di fiammata, e noi qualche fiammata in realtà ci servirebbe anche. Anche perché da quando se ne andò Fabian Ruiz veramente non ricordo gol da fuori del Napoli. Un tempo si aveva a tirare da fuori Zielinski, adesso ormai tiene solo il tiro di 3 grammi dopo 3 finte portandosi il pallone sul sinistro in braccio al portiere, oppure il tiro alle stelle dopo un pallone servito dietro al rimorchio. Questi sono i due tiri di Piotr Zielinski. Questo è quanto, ragazzi. Comunque abbiamo preso un giocatore fortissimo, avremmo preso nel caso un giocatore fortissimo. Fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù. Troverete anche G7 Shorts, il mio canale pubblico, teleclip, momenti iconici, momenti divertenti del canale, TikTok, profilo, ce la prossima volta sempre comune. Tutta la vita, forza Napoli.